Massimiliano Schiavone, vicepresidente regionale di Federalberghi, perché questi corsi, a cosa servono? Ma questi fondamentalmente sono dei corsi di aggiornamento e di formazione professionale che credo che siano l'ingrediente fondamentale per restare competitivi a prescindere dal prodotto che si vende, quindi un prodotto valido sia per le città d'arte che per la montagna, che per il mare, per chi lavora sul lago. Oggi credo sia un must quello di costante aggiornamento e innovazione del prodotto, e questo è uno degli ingredienti fondamentali per restare competitivi sul mercato. Ma oggi gli albergatori in cosa peccano? Di cosa hanno bisogno ancora per crescere? Ma sicuramente abbiamo bisogno di capire che intanto la competizione ormai da molti anni è a livello internazionale, quindi gli standard di servizio devono essere erogati secondo gli standard internazionali. E poi forse dobbiamo anche svecchiarci un po' da quello che è stata la nostra fortuna del turismo degli anni 50, che ha creato sicuramente un prodotto importante a tutti i livelli, ma che oggi necessita di essere decisamente rinnovato e forse anche un po' più flessibile per andare incontro a quelle che sono le esigenze degli ospiti. Fino a ieri uno dei punti di forza era l'accoglienza con il sistema familiare. Oggi con il cambio generazionale questo sistema funziona ancora e c'è ancora? Beh, l'accoglienza credo che resti uno degli elementi fondamentali che ha fatto la fortuna del nostro prodotto. Non è oggi l'unico sicuramente, io credo che oltre all'accoglienza oggi debba esserci una maggiore flessibilità per andare incontro appunto alle esigenze dell'ospite. Oggi gli hotel hanno ancora dei ritmi abbastanza forse rigidi nell'erogazione dei propri servizi, l'ospite richiede invece una maggiore flessibilità e una maggiore libertà. Su questo dovremmo riflettere e cercare di essere sicuramente andare più incontro a quelle che sono le aspettative dell'ospite. Questo è il motivo per cui credo che i nostri colleghi, come oggi, vedo partecipare in modo molto numeroso, cercano di venire a capire quali sono le strategie da applicare per il prossimo futuro. Visto che siamo alla vigilia di una nuova stagione balneare, le chiediamo naturalmente qual è la previsione per questo 2017. Ma chiaramente a livello sia, diciamo, l'osservatorio regionale, da quello che posso vedere, sta dando dei segnali abbastanza positivi. Stiamo crescendo. Chiaramente i nostri competitor internazionali a volte crescono un po' di più, quelli dell'area europea, quella dell'area diciamo extraeuropea ovviamente no, ci sono dei segnali di sofferenza per i quali oggi stiamo raccogliendo indubbiamente noi qualcosa in più. Non dobbiamo sederci su questo, dobbiamo essere attrattivi di nostro senza esserlo per le disgrazie purtroppo altrui dovute all'instabilità internazionale. Alessandro Rizzante, presidente dell'Associazione Regionale Albergatori, promotrice di questa giornata di seminari. Ma è così necessario insistere sulla formazione degli albergatori? Ma io credo sia fondamentale. Il turismo sta cambiando e le prenotazioni online stanno prendendo, diciamo, dei versi diversi da quelli che inizialmente avevano. Quindi conoscere, aggiornarsi e fare quel web marketing che è necessario per i nostri alberghi è fondamentale. Noi seguiamo un po', come dire, la scia di quanto era iniziato l'anno scorso con il mio precedente presidente, ma credo che questo sarà un appuntamento quasi fisso, diciamo, per trovare la formula per sostituirci un po' alle Olta, che sono le agenzie online che oggi in qualche maniera sono le detentrici, diciamo, di un prodotto che una volta era nostro. Secondo lei in cosa peccano ancora gli imprenditori, i suoi colleghi? Ma forse noi non abbiamo ancora la percezione di come eventualmente proporci a livello, diciamo, anche di immagine. L'immagine online ha le sue necessità, quindi capire come farlo, farlo in maniera adeguata, il listino prezzi è saltato e quindi cominciare a ragionare in termini, diciamo, di prezzi su al momento. Cioè sono tantissime cose sulle quali dobbiamo continuare ad aggiornarci. Ultima cosa, siamo alla vigilia di fatto di Pasqua, che Pasqua si prospetta? Beh, innanzitutto, diciamo, le prenotazioni degli stranieri ci sono tutte. Normalmente non sono molte perché la Pasqua è degli italiani normalmente. Il tempo la farà da padrone, quindi le prenotazioni stanno arrivando e credo che il tempo tenga anche per Pasqua, da quello che si dice, almeno il meteo in questo momento ci è favorevole.